Nell'incipit di Freud, Il disagio della civiltà, scrive: non ci si può sottrarre all'impressione che gli uomini di solito misurino con falsi metri e aspirino al potere, al successo, alla ricchezza e amino queste cose negli altri, ma sottovalutano i veri valori della vita. Ecco, misurino con falsi metri. Quando nel 20 marzo del 2003 George Bush, utilizzando una serie di menzogne, scatenò la guerra in Iraq, che distrusse un'intera nazione e causò circa 200.000 morti, prese la decisione con il suo staff, Condoleezza Rice, segretario di Stato, e gli altri, no, c'era Colin Powell ancora, e quindi decise col suo staff. Ma in realtà tutto il popolo americano era concorde con lui, sosteneva questa sua tesi. Tant'è vero che alle successive elezioni egli venne rieletto. Ora, questo cosa significa? Significa che nonostante venga negato, venga in astratto sostenuto l'uguaglianza dei popoli, eccetera, 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 in realtà c'è questo spirito della nazione, questa idea di se stessi, che per esempio in Germania ha portato al potere Hitler e in America ha portato Bush. E questo criterio degli americani si riduce sostanzialmente a questo: noi abbiamo ragione e tutti gli altri hanno torto, però dato che noi siamo democratici sopportiamo gli altri e non sempre li massacriamo con guerre, cerchiamo di attuare una tolleranza, anche perché abbiamo interessi molto concreti. Ora, questa premessa politica, e io non mi stanco di ribadire che l'arte, la politica, la filosofia sono tutt'uno, nascono dalla mente dell'uomo, sono prodotti della mente dell'uomo, questa premessa è per trattare una parte, e poi ritorneremo, di un libro di John Searle, questo. E cosa dice questo filosofo? Vi leggo direttamente ciò che egli scrive, perché mi sembra talmente demenziale che se io lo dicessi senza leggerlo direttamente dal libro parrebbe una mia deformazione. Allora leggiamo cosa scrive. Una piccola fallacia e un grande errore. La filosofia non lascia mai davvero alle spalle la propria storia. Molti degli errori del passato ci accompagnano ancora oggi. Ci manca una parola che da sola possa nominare la grande varietà di sbagli, errori, fallaci, confusioni, incoerenze, inadeguatezze, nonsensi, mere falsità che abbiamo ereditato. Chiamare tutto ciò errori è impreciso, ma mi manca una parola migliore. Credo che il più grande di tutti questi errori sia costituito da quel gruppo di teorie conosciuto sotto il nome di dualismo, materialismo, monismo, funzionalismo, comportamentismo, idealismo, teoria dell'identità, eccetera. L'idea che tutte queste teorie hanno in comune è che la relazione tra la mente e il corpo, tra la coscienza e il cervello,
sia un problema di tipo speciale ed essendosi fissati sull'illusione che vi sia un problema, i filosofi sono affrettati a proporre differenti soluzioni a quel problema. Questo orrore risale agli antichi, ma ha ricevuto la sua presentazione più celebre per opera di Descartes nel XVII secolo e si è poi perpetuato attraverso gli errori dei nostri giorni, quali sono la contemporanea teoria della computazionalità della mente, il funzionalismo, il dualismo delle proprietà, il comportamentismo, eccetera. La cosa di cui è importante rendersi conto è che tutte queste teorie, all'apparenza differenti e reciprocamente incompatibili, sono in realtà espressione dello stesso errore di fondo, che solo per dargli un'etichetta ho chiamato dualismo concettuale. Un errore quasi della stessa portata ha commesso la nostra tradizione del XVII secolo in avanti. Si tratta dell'errore di supporre che noi non percepiamo mai direttamente gli oggetti e gli stati delle cose del mondo, ma percepiamo direttamente soltanto le nostre esperienze soggettive. Questo errore ha diversi nomi, tra i quali compaiono quelli di Descartes, Locke, Berkeley, Leibniz, Spinoza, Hume, Kant. Dopo Kant le cose sono addirittura peggiorate. Dovremmo includere infatti nell'elenco anche Mill e Hegel. Nonostante le differenze che li separano, in questo libro espongo tali errori e le sue disastrose conseguenze. Ma il mio obiettivo principale non è di natura storica. Voglio proporre un resoconto più preciso della percezione e molto dell'interesse che c'è. Tale resoconto risiede nel suo sforzo di correggere gli errori che l'hanno preceduto. Comincerò dando un resoconto essenziale di ciò che io credo sia una teoria corretta della percezione dell'errore di cui qui discorro. Successivamente nel capitolo 3, eccetera. Ora, cosa dice questo signore? Dice in sostanza: tutti gli altri hanno torto e io solo ho ragione. Ecco, mi sembra un modo, non dico corretto, ma accettabile di fare filosofia. L'inizio del discorso, che ho citato Bush e tutte queste cose, cioè, chiarisce, inquadra esattamente la mentalità di questo popolo americano, perché questo è avvenuto nell'arte. Noi leggiamo le corbellerie che scrive Danto, che scrive Dickey, e hanno imposto una forma d'arte che francamente, se si conservasse un minimo di sensibilità, altro che percezione, ci dovrebbe lasciare inorriditi. Invece no, noi l'accettiamo. Ecco, questo è qualcosa su cui effettivamente riflettere. Perché io non discuto, certo, tutti i filosofi citati da Sirli non hanno certo bisogno di un difensore d'ufficio come me, ma io mi rifiuto di pensare che sia assolutamente da bocciare in blocco questa serie di filosofi e le loro considerazioni. Può darsi vi siano delle piccole devianze da una oggettività vera, dal modo di considerare l'ontologia e l'epistemologia che porta a queste conseguenze, ma non è possibile che arrivi Sirle e bocci tutto. Questa è una cosa estremamente, estremamente grave, importante, perché questo, ripeto, avviene nell'arte. L'arte americana ormai dilaga
E noi vediamo, la cosa che a me ogni volta lascia esterrefatto e anche molto irritato è la pedissequità con cui vengono accettate queste forme di imposizione diretta o indiretta. Questo modo di, per esempio, non risulta che nessuno abbia mai messo in discussione i massacri compiuti da Bush. Non risulta che né in America né fuori sia mai stato fatto. Non risulta che ci siano voci discordi, per esempio, su un grafico diventato icona dell'arte contemporanea come Warhol. Ecco, c'è questo conformismo francamente raggelante dal mio punto di vista. Perché la filosofia, che cos'è la filosofia? La filosofia è pensiero che si evolve. Quindi chiaramente nel corso del tempo possono cambiare le posizioni e i pensieri. Quando per esempio nella discrezione sulla intenzionalità e fenomenologia Searle scrive: prima di proseguire devo introdurre un paio di termini tecnici. Ho già usato la parola intenzionale nel suo senso tecnico. L'intenzionalità è quella caratteristica della mente per mezzo della quale essa è diretta o verte su oggetti e stati di cose del mondo. A mio avviso non è così, perché non è che tutto quello che noi vediamo e facciamo sia intenzionale. Se io, per esempio, svolto un angolo di strada, mi trovo di fronte a una scena, la guardo, ma non ho nessuna intenzione di guardarla, sono indotto a guardarla perché me la trovo davanti. Capita addirittura di compiere delle azioni per cui dico: ma perché l'ho fatto? Non volevo farlo eppure l'ho fatto. Quindi il discorso filosofico, che a vari livelli ovviamente, ha comunque in comune questa evoluzione, questo pensiero che si autocorregge e sviluppa tutta una serie di considerazioni sulla realtà, molte delle quali possono essere errate, ma comunque, siccome tra l'altro la filosofia non risolve nulla, mi sembra abbastanza ovvio citare l'espressione di Carlo Marx: il mondo, i filosofi sono limitati a descrivere il mondo, è ora di cambiarlo. I filosofi non hanno cambiato il mondo, non lo cambieranno mai, piuttosto hanno perso la capacità di descriverlo. Ma la filosofia vale in quanto esercizio di pensiero, non in quanto soluzione di problemi, perché non risolve nulla. Non risolve nulla, non dà delle certezze. Non esistono certezze e tantomeno si raggiungono attraverso la filosofia. Quindi quando noi affrontiamo un autore, quando noi affrontiamo un tema filosofico, lo facciamo per ampliare la nostra capacità di ragionare su determinati argomenti. Ma se un autore, come premessa, dice: hanno tutti torto, io solo ragione, chiaramente passa la voglia di leggerlo, perché si pensa che possa essere un demente, un esaltato. Perché non è assolutamente accettabile questo modo così tranchant di vedere le cose. Non è accettabile in nessun campo, tantomeno in filosofia, che per definizione è evoluzione del pensiero. Infatti la filosofia viene spesso anche definita storia del pensiero. Isam Berlin, per esempio, ha scritto Storia del pensiero, è una filosofia presentata in altri modi. Anche se c'è questo, purtroppo la cultura è condizionata da questa mentalità contemporanea, per cui diventa tutto estremamente specialistico. Assolutamente, cioè la filosofia addirittura si occupa, filosofia analitica continentale, del linguaggio, dell'arte, ognuno sviluppa un determinato, che poi in realtà queste cose sono interconnesse, e spesso questo modo di affrontare i vari temi
è un po', come dire, approssimativo, tanto ne è una dimostrazione, ed è soprattutto quello che io non mi stanco di ripetere, è soprattutto legata alle opinioni di chi scrive, del filosofo, perché non esiste nella possibilità che ci sia una certezza assoluta. Quindi le cose che dice Siri, tutti hanno sbagliato, io ho ragione, è già in partenza un errore fondamentale. Ecco, questo voglio portare l'attenzione. Ora, quando io insisto sull'avere atteggiamento critico nei confronti della cultura, mi riferisco esattamente a questo, della cultura, dei giornali, di tutto ciò che vediamo e sentiamo. Mi riferisco esattamente a questo. Perché non è che chi ha la possibilità di pubblicare un libro ed è in grado di articolare in modo dotto le proprie ragioni abbia necessariamente ragione e soprattutto dica delle cose vere. Può essere bravissimo nello sviluppare la sua tesi, ma se parte da un'idea errata arriverà sicuramente a conclusioni sbagliate. E quindi il nostro atteggiamento critico, che deve essere in ogni campo del sapere e della nostra vita quotidiana, è estremamente importante, è la vera forma di difesa e di prevenzione. Questo è quanto. Buongiorno.